Ciao ragazzi, benvenuti. Scusate per la voce, ma ho avuto un abbassamento. Questa è l'unboxing del Huawei Ascend Y300. Andiamo subito ad aprire il dispositivo, o meglio, ad aprire la scatola. Abbiamo ok il telefono, poi lo vediamo. Poi abbiamo una carta per la garanzia, una guida d'uso del telefono, poi abbiamo un caricatore direi anche abbastanza generoso da appunto USB micro USB per l'attacco USB al quale va poi collegato il cavo USB micro USB, dicevamo che è questo. E poi abbiamo le cuffie classiche non in-ear. Bene, e questo è tutto. La confezione finisce qua. Bene, dicevamo, questo è il telefono. Allora, cosa possiamo dire di questo Ascend Y300? È allora un dispositivo innanzitutto che presenta un'altezza di 124 mm, uno spessore di 11,2 mm, quindi un pochino spesso, ma diciamo neanche poi così tanto, per 63,8 mm di larghezza e un peso di 130 grammi, quindi non leggerissimo, ma neanche pesante. Abbiamo Android Jelly Bean dentro 4.1, la memoria RAM è di 512 MB, il processore è da 1 GHz, la memoria interna è da 4 GB espandibile tramite micro SD. La batteria interna è da 1730 mAh, poi abbiamo tutte quante Wi-Fi, Bluetooth, USB, HSDPA e UMTS, Edge e quant'altro. E lo schermo è da 4 pollici TFT da 800 pixel per 480 e presenta poi una fotocamera diciamo frontale che è questa qui insieme al padiglione auricolare con i tasti indietro il tasto home e il tasto diciamo di opzioni, mentre posteriormente abbiamo una fotocamera con flash LED che ha una risoluzione appunto di 5 megapixel e abbiamo anche lo speaker. Andiamo a vedere poi il lato superiore, abbiamo presente il tasto di accensione e il jack da 3,5. Nel lato destro abbiamo il bilanciere per il volume. Sotto non abbiamo nulla se non lo sblocco per andare ad aprire il telefono, dove dentro abbiamo appunto micro SD SIM in formato normale e batteria da 1730 mAh come già detto, e sul lato invece sinistro abbiamo l'ingresso mini USB. Bene, direi quindi che per questo unboxing è tutto. Naturalmente direi che ci lasciamo la facoltà di provare il telefono questi giorni e diciamo che sperando che la voce vada meglio nei prossimi giorni potremmo fare una videoprova interessante. Per tutte quante le vostre domande, richieste e quant'altro vi rimando sempre sul sito www.provacellulari.it dove potete lasciare commenti e quant'altro riguardo alle prove sullo Huawei Y300. Direi che per questo unboxing è tutto e ci vediamo alla prossima. Grazie.